Allora, Davanti all'ospedale di Ribera per questa sì. manifestazione, oggi c'è il sopralluogo del commissario per vedere qual è la situazione. Voi come comitato per l'ospedale siete qui. Francesca Riggi per la. Sì, allora noi come comitato Zona di Seggetta siamo qui per incontrare il nuovo manager Capodieci che praticamente si sta attivando per aprire le unità operative in questo ospedale, nostro ospedale Fratelli Pernapiano, però sta aprendo unità operative semplici di vari reparti, dimenticandosi di aprire l'unità operativa di due reparti che stanno funzionando benissimo, che è il pronto soccorso e la terapia intensiva. Non capiamo il perché ciò non sta succedendo, per cui siamo qui a ribadire che è necessario per avere un ospedale pienamente funzionale, è necessario aprire il pronto soccorso e anche il pronto soccorso in unità operativa, perché altrimenti significa buttare via tutti gli sforzi che abbiamo fatto noi come comitato, soprattutto la volontà, buttare via quella che è la volontà dei cittadini che hanno scioperato un anno fa, ti ricorderai, insomma, che hanno partecipato circa Alla 5.000 manifestazione. alla manifestazione e praticamente chiedono l'apertura di questo ospedale di cui abbiamo diritto per il decreto 70 del 2015, ospedale zona disagiata. Se non si apre l'unità operativa del pronto soccorso Nemmeno. Terapia intensiva, ciò non può accadere, quindi significa fare passi di nuovo indietro e rischiare di nuovo la chiusura. Va bene, ti ringraziamo. Ok. Okay.